Bentornati su Climax. Allora, sono in pesca e una sessioncina breve come al solito dopo lavoro. E come vedete sono da solo questa sera, non sono in compagnia di Max. Dopo una seratina così in più libera e quando ho queste occasioni insomma, preferisco passarle qui in canale. Non sono in uno spot nuovo. Sono nello spot nel Naviglio, dove abbiamo girato il video con il fiume, il penultimo. E basta ragazzi, niente di particolare, sessione veloce. Adesso vi faccio vedere un po' sempre come mi sono messo e quant'altro. Farò vedere come sto pescando e niente, nulla di particolare ragazzi. Una sessioncina così, pronti via dopo lavoro, come penso parecchi di voi fanno. Bene, allora vi faccio vedere come ho montato il campo base. Qui ho messo le due canne con un piccolo pod che ve ne parleremo nei prossimi video. Guadino, culla, sacco di rilascio, acqua pronta, tutto pronto, tutto pronto, sperando ovviamente di prendere un pesce, altrimenti passerò una serata tranquilla. Questo è il corso d'acqua, ragazzi. E qui c'è la macchina, ovviamente siamo in strada, quindi bene. Adesso speriamo solo che si faccia avanti qualche carpa. Vanno sotto perché c'è stia come tira. La forza che hanno ragazzi è una cosa assurda. Devo andare un po' più giù. Non ne vuoi sapere. Dai. Forse. Non ne vuoi sapere di nessun guadino. Eccola, eccola, eccola. Presa. Oh, grazie. Oh, e che pesce ragazzi.
Che pesce! Ottimo! Ragazzi, per chi è un po' scettico sull'acqua afferrata, questo è il piombo scorrevole che anche in canale funziona. Eccola qua ragazzi, che pesce, mamma mia ragazzi, che carpa, pesa c'ha massa, mi ha fatto veramente sudare, che carpa ragazzi, che carpa, pesce stupendo, adesso ovviamente vado a rilasciarlo, che bella. Bene. Allora ragazzi, dietro la telecamera non c'è Max, c'è un mio amico che è venuto a trovarmi, quindi lo sfrutto. Guardate che pesce ragazzi. Stupefacente, ho portato fortuna stasera. Mamma, ho portato che carpa fortuna. Ragazzi, che carpa, che carpa. Ciao bella. Allora, pesce preso. Adesso vi faccio vedere ovviamente un po' il tutto, ovvero lo spinner rig, ragazzi, spero si veda. Lo spinner, qui c'ho la pizza che devo ancora mangiare perché è arrivata la pizza e è partita la carpa. Il piombo scorrevole, come vi dicevo. Però adesso vi voglio fare una piccola un piccolo appunto. E ragazzi, pop up, no, aspetta, ho sbagliato, queste qui. Pop up dell'essenza di B, ancora la pop up in canale ci salva. Quindi non è più un caso pescare perlomeno nel laviglio a questo punto con le pop up, rende, che comunque era un bel pesce perché era veramente una bella carpa. Eccola qua ragazzi, un attimo che cerco di mettervi a fuoco. Spin rig terminale rigido, piombo scorrevole, carpa a guadino. E questo è il sacchettino ragazzi, pelle del pesce, qualche boia si è tagliata e il gu lo mettiamo lo stesso, anche se fa un po' più freddo, ma secondo noi aiuta un po' e richiama un po' di più. Bene, vado a lanciarla. E adesso finalmente mangio la pizza ragazzi, sarà anche freddo ormai. Diavola tagliata. Bene, mangio un attimo la pizza, poi voglio un attimo fare una piccola riflessione che stavo notando appunto poco prima che partisse il pesce. Bene, mangio e poi ne riparlo. Allora ragazzi, finché aspetto che spero parta il secondo pesce, e una piccola considerazione riguardo a quello che vi spiegavo prima. Allora, prima che partisse il pesce ci sono state delle tocche sulla canna, non erano alghe perché mi sono assicurato che non ci fossero alghe attaccate alla lenza, e erano proprio mangiate tocche. E questo perché secondo me, e parlando anche con chi mi ha consigliato di provare a fare il discorso del piombo scorrevole, la carpa prima di aspirare va tipo ad assaggiare, no? Va un po' a capire l'esca, magari va, tocca, non sente nessun attrito,
e poi magari ritorna e mangia, perché poi la seconda volta, quando è partito il pesce, è stata una partenza decisa, non ci sono state delle tocche, è proprio partita a razzo, quindi come se sapesse che quella cosa lì poteva mangiarla. Adesso sono considerazioni, però ragazzi, è da un po', sapete che noi le cose le proviamo, ve ne parliamo, ne discutiamo, è da un po' che provo questa cosa e effettivamente non mi sta deludendo. Adesso vi mostro ancora una volta nello specifico quello che succede. Allora, cerco di spiegarvi un po' meglio quello che succede e quello che penso succeda. Allora, noi di solito, usando il leadcore, qui abbiamo attaccata la lenza madre, però potremmo anche non utilizzare il leadcore e attaccare direttamente la lenza madre qui alla girellina, ok? Però io adesso uso il leadcore, quindi io prendo un conetto delle montature con il piombo a perdere, taglio via la parte della clip e metto il piombo così. Occhio ragazzi, non vado ad incastrare, a bloccare, la montatura è tutta libera, ok? È tutto che scorre, non c'è nulla di fisso. E poi c'è il piombo, quindi vado a togliere la parte interna, lo lascio bello libero, in maniera che si vada a fare questo lavoro qui. Però vi faccio notare che, vedete, non si incastra dentro, resta sempre tutto quanto molle. Abbiamo un rig, che è questo qui, in questo caso uno spinner rig, e vado ad attaccarci una pop-up, ok? Bene, quindi noi abbiamo la nostra montatura che si presenta in questa maniera, eccola qua. Bene, adesso io simulo il pesce, ovviamente lo spinner poi starà messo in questa maniera. Quando la carpa va a dare la prima tocca non trova nessun attrito, quando ritorna la seconda volta mangia e porta via. Quando porta via, ovviamente nel momento in cui parte la frizione del mulinello succede questo e la carpa si allama. Quindi, per rispondere anche a chi era un attimo dubbioso sull'auto afferrata, si allama lo stesso. Qual è il vantaggio di fare questa cosa, oltretutto? Che in caso di rottura, ragazzi, la carpa gira solo con questo, non ha più nessun peso attaccato. Ovviamente se non utilizziamo il leadcore ancora meglio, resterà solo col terminale, quindi è anche un fattore di sicurezza proprio sul pesce. Oltretutto il buon Max ce l'ha visto giusto sulle pop-up, perché per l'ennesima volta da quando abbiamo ricominciato a usare le pop-up abbiamo cominciato a rivedere il pesce. Era un periodo che non le stavamo più usando, ci eravamo concentrati molto su bilanciate affondanti, pescando ovviamente con due canne, non avevamo più messo la pop-up. Poi fatalità, Max in una sera così parlando è venuto fuori un po' quell'argomento, ci siamo un po' confrontati e c'aveva ragione. Quindi ragazzi, anche questa sera pop-up infallibili, di patere go da mesi, perché ovviamente se potete di patere, perché aumenta di molto l'attrattività che buttare una pop-up nuda e cruda così. Quindi questi sono mesi ormai che sono di patere nel go, hanno sicuramente una carica attrattiva molto più forte. Quindi ecco, pescare con le pop-up nei canali dove appunto non c'è questa forte corrente evidentemente aiuta molto. Adesso sarà un caso, non lo so, però ragazzi, da quando abbiamo ricominciato a utilizzarle abbiamo visto appunto, abbiamo ricominciato un po' a vedere pesci e basta. Quindi ragazzi, sono contento, felicissimo. E nella pesca ogni tanto ci si deve un po' soffermare anche a ragionare, a riflettere un po' su quello che si sta facendo e capire se appunto come stanno pescando va bene o se bisogna rivedere qualcosa. Alle volte aiuta. È da un po' che
è tutto tranquillo. Sento qualche salto, perché comunque sento saltare qualche pesce, ora non so se siano carpe o qualche altro pesce, ma qualcosa si sente saltare. Per ora è un po' tutto fermo e non ho più avuto tocche. Basta. Vediamo se negli ultimi 20 minuti che resto qui, se magari si muove qualcosa, altrimenti tra un po' vi saluto. Bene ragazzi, questo video si conclude qui. Adesso comincio a mettere via tutto, anche perché si è abbassata notevolmente la temperatura e quindi le mie 2 ore e mezza circa di sessione questa sera le ho fatte. Sono stato molto contento, ho preso quel bellissimo pesce e quindi sono più che appagato. E che dire ragazzi, un'altra considerazione sempre sulle pop-up, che aiutano molto, in particolar modo in questi canali funzionano, perché a questo punto funzionano, e d'ora in poi sicuramente non ci faremo mai mancare la pop-up anche in canale. Le abbiamo trascurate per un po' e adesso ci siamo resi conto appunto che aiutano molto in sessioni, magari in particolar modo in sessioni così brevi, quindi evidentemente è un'esca più facile per la carpa, non lo so, però di fatto funziona. E funziona anche quel nuovo tipo di montatura che appunto sto provando a fare per l'ennesima volta. Un altro pesce è allamato perfettamente, quindi non per ora sono contentissimo anche di questo. E basta ragazzi, adesso appunto comincio a metter via. Io vi auguro tutti una buona serata come al solito e ci vediamo al prossimo video. Ciao.